Buongiorno amici della Zoccola Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono in mega ritardo. E tutti che si chiedono: che fine ha fatto lo Zoccolino? Che fine ha fatto? Sto qua. Ringrazio tutti quelli che ieri hanno vissuto la live con me. C'è ancora sul canale dei Fuorigioco tutta la live, tutto il post partita. Non ho fatto il video perché sono rimasto lungo, ragazzi. Ieri, grande festa, sono rimasto lungo. Sapete che io non sono uno che sta lì a impazzire per il quarto posto, però abbiamo vinto, quindi è giusto festeggiare, è giusto festeggiare. Oggi festa, oggi si vede solo il bicchiere mezzo pieno, eh? Quindi oggi non vengo a dirvi le cose che non mi sono piaciute, ce ne sono state, però oggi si fa festa. Io avrei preferito vincere un'Europa League, questa squadra aveva la forza di poterla vincere. Il mio grande rimpianto è non aver potuto giocare con i titolari. Abbiamo giocato con i titolari a Napoli, abbiamo vinto 3-1. Abbiamo giocato con i titolari ieri sera, abbiamo vinto 3-0. Abbiamo giocato con i titolari con la Roma, e abbiamo vinto anche lì. Quindi evidentemente fa la differenza avere o non avere il titolare, no? Poterla preparare nel modo giusto sicuramente fa grande differenza. Sicuramente fa grande differenza. Qua cagano un cazzo, colleghi, qua cagano un cazzo. Fa grande differenza, però questo è. E va bene. Non è ancora finita per tutti quelli. Siamo in Champions, le due milanesi sono tornate. Vi ricordo che non è ancora finita, ragazzi. Ieri partita importantissima, vinta meritatamente, strameritatamente. Bisogna dire che la Juve ieri non c'era, non è proprio esistita la Juve. Guarda, se fai togliere quello lì abbiamo risolto. Direi che proprio non è esistita la Juventus, proprio non correva. A un certo punto abbiamo fatto Torello, cioè si faceva Torello allo stadium. A un certo punto, quando ha messo Krunic, non ero d'accordissimo con l'ingresso di Krunic, abbiamo iniziato a fare Torello. Cioè eravamo lì al centrocampo, noi facevamo Torello, loro non pressavano. Sai quando fai Torello e quello non corre, quello in mezzo, che dopo un po' lo cambi, dice vabbè, stanco, entro io a fare Torello. E non correvano, non pressavano, non avevano l'intensità, la voglia, non lo so cosa c'hanno loro, problemi loro. Però noi abbiamo fatto la nostra partita, la nostra grande partita, un Tomori stratosferico insieme a Super Simon. E molto bene Pioli, per tutti quelli che Pioli out, ce l'avevano con Pioli. In realtà ieri è stata la vittoria di Pioli, ragazzi. Mosse tattiche, movimenti, preparazione della partita, tutto fatto bene da Pioli. Non ero d'accordo con l'ingresso di Krunic, lo dico, lo ribadisco. Tanti di noi penso non fossero d'accordo, però da quando è entrato Krunic abbiamo fatto altri due gol senza Ibra, quindi evidentemente ha avuto ragione lui, perché poi è d'accordo o non d'accordo, alla fine conta il risultato finale. Quindi complimenti a Stefano Pioli, nostro allenatore anche per l'anno prossimo, io ve l'ho sempre detto. Detto questo, andiamo a fare le pagelle, i voti, l'analisi, che so che l'aspettate. Donnarumma, voto 6,5, tante chiacchiere, tante discussioni, vuole andare alla Juve, non vuole andare alla Juve, e vuole 10 milioni, e ne vuole 27. Io vi ho sempre riportato la mia, che lui ha già detto che rimarrà al Milan, l'ha già detto mesi fa, l'ha ribadito ai ragazzi della curva l'ultima volta che hanno parlato. Quindi io sono sempre straconvinto che lui rimanga, indipendentemente dal risultato. Vedremo se avrò ragione o meno. A questo punto della stagione, dato che Raiola ha fatto il fenomeno e ha voluto aspettare l'ultimo giorno, a questo punto io prenderei in mano la situazione, se fossi Maldini, e direi: ok, la nostra offerta è quella, perfetto, però ho 4 anni o niente. Cioè adesso i 2 anni non te li... Mentre il Milan aveva concesso i 2 anni, adesso i 2 anni non te li concedo più, ti lascio la clausola da 35, perché comunque qualcosa devi concedere, ma ho 4 anni o niente. Ho 4 anni o niente, non lo faccio un rinnovo a 2 anni, che poi fra 2 anni di nuovo sei tarantelle. Ho 4 anni o se no quella è la porta e puoi andare. Stavolta sì, è voluto aspettare e adesso cambio i termini. Se prima accettavo 2 anni, adesso non li accetto più, Però queste sono cose fuori dal campo. Per quanto riguarda la partita, ho visto un Donnarumma concentrato, ho visto un Donnarumma che è andato un po' per farfalle. Dove è andato? Cioè, a un certo punto, al primo tempo, è uscito a centrocampo con i piedi. Ma dove stava andando?
Sembra, ha detto bene mio amico ieri Jacobone, sai quando giochi alla play che sbagli il tasto e schiacci quel tasto che fa uscire il portiere, no? A un certo punto c'era Donnarumma a centrocampo, non si sa perché. E lì ho detto, cosa sta combinando? Però l'ha presa lui, ha avuto ragione lui. Poi un'uscita a vuoto sul colpo di testa di Chiellini, non bene, però sei in mezzo perché comunque è la partita difficile, con tante pressioni, grande parata su Bentancur. Non è tanto la parata, ma dove l'ha tenuta. Perché lì, quando fai quella parata, di solito la pari e la metti sull'esterno. Se avesse fatto la parata così, quello lì segnava. Invece lui l'ha tenuta vicina e ha fatto in modo che non prendessimo gol. Bella parata lì, tranquillità, con i piedi amministrato come sempre, con i piedi Donnarumma è diventato un portiere di un altro livello, io lo dico da inizio anno. E quindi molto bene Gigio, 6 e mezzo, meritato anche per la difficoltà delle partite, nonostante l'uscita per farfalle, nonostante l'uscita per farfalle, gli voglio dare 6 e mezzo proprio perché la partita era un po' complicata anche a livello mentale, a livello di pressione, eccetera. Calabrisello, voto 7-7. Annullato completamente Cristiano Ronaldo. Annullato. L'avete visto voi? Pronto? Ronaldo? Non si è visto minimamente. Uno contro uno l'ha sempre tenuto, non si è fatto mai saltare, l'ha fermato diverse volte. Non ha spinto più di tanto, non ha spinto più di tanto, c'è da dire, non è che Calabria era lì che spingeva sulla fascia alla pendolino Cafu, è stato lì in contenimento, però partita perfetta di Calabrisello, non si è fatto mai saltare, concentrato, massiccio, mi è piaciuto, il giocatore sicuramente è cresciuto tantissimo, è diventato un titolare, un perno del Milan, tra l'altro ha detto che vuole rinnovare Maldini. Firmiamoli sti rinnovi che non si sa mai, tanto poi a venderli c'è sempre tempo. Quindi io lo rinnoverei anche velocemente, anche se non è in scadenza, prolungherei anche per Calabrisello. Centrali, e centrali hanno fatto paura. Partiamo da Super Simon, 7 e mezzo. 7 e mezzo Super Simon. Non sbaglia un intervento, non ne sbaglia mezzo. Sempre al posto giusto, al momento giusto, col tempo giusto, di testa, di piede, non si fa superare. Ragazzi, è Super Simon, è Super Simon. Mi dispiace per il capitano Romagnoli, mi auguro che possa rimanere a fare il terzo difensore di questa squadra, se lui lo accetta, se non ha l'arroganza di voler fare per forza il titolare, ma oggi i due titolari sono più forti di lui. Sono più forti di lui, non c'è niente da fare. Poi a me va benissimo come terzo difensore Romagnoli, ovviamente non a 5 milioni, 3 già sono troppi. Come terzo difensore mi va benissimo se rimane, se no, quella è la porta. Ci date 20-25 milioni che noi con quei soldi riscattiamo. Tomorindo, voto 8, Tomorindo. Tomorindo, voto 8, 8, 8, partita superlativa. Già iniziavano qua, qualcuno iniziava a lanciare i dubbi, no? Perché ha sbagliato qua, ha sbagliato là. Stratosferico, stratosferico anche ieri. Tomorindo in difesa, un muro invalicabile. È andato pure a far gol. È uno che ci tiene proprio. Cioè, io lo sto notando anche ieri. Andatevi a rivedere i gol, anche il gol di Diaz, soprattutto, ma anche i gol passati. Guardatevi, Tomori è il primo che esulta come un matto. Come un matto esulta. Lui vuole rimanere. Ieri anche. Mi sembra che Pioli ha fatto delle dichiarazioni post partita nelle quali ha detto che la società ha ben chiaro il fatto che vuole mantenere Tomori. Tomori ha ben chiaro il fatto che vuole rimanere, quindi sembra che un matrimonio sa da fare sto matrimonio. E quindi voto 8 per il nostro Tomorindo, lo voglio per il futuro, per i prossimi 10 anni, lo voglio lì nella nostra difesa. Per l'anno prossimo insieme a Super Simon, vediamo quanto dura ancora con l'età Super Simon e poi qualcuno prenderemo, facciamo crescere gabbia, ci abbiamo le alternative, quindi molto bene Tomori, riscatto immediato. Theo Hernandez, voto 7, spina del fianco ieri sera, non si è fatto mai saltare, Cuadrado anche quelle volte che ha attaccato, che Cuadrado è quello più pericoloso di loro. Non gli ha fatto mai azzeccare un cross, non l'ha fatto mai venire via, non gli ha dato la possibilità dello spunto, che quello Cuadrado di solito quando parte poi diventa sempre pericoloso, l'ha sempre rallentato nei momenti giusti e poi quando partiva, ragazzi, salutava la compagnia.
quando partiva diceva ciao belli, come dice il tassista, quello dei soliti idioti, ciao bella, e se ne andava alla grande. Peccato che Alessandro ha fatto un mega miracolo su Ibra, perché se no avrebbe fatto almeno un assist o un gol, che se lo meritava. Voto 7 per Hernandez, per tutti quelli che dicono non è più Hernandez di una volta. 7 Hernandez. Benasser, voto 6 più. Non è il Benasser che ci ricordiamo, ragazzi. Bisogna essere onesti, bisogna essere sinceri. Sarà il Ramadan, sarà che ancora non è tornato. Ieri comunque darò dalla sufficienza in su a tutti, a tutti, perché comunque quando vinci una partita così. Però non è quel Benasser che ti fa quelle geometrie come prima. Non è quel Benasser lì. Però la sua partita l'ha fatta lì molto, molto bene tatticamente, sempre al posto giusto. Poi oggettivamente il centrocampo della Juve ieri l'abbiamo surclassato, perché Bentancur, Rabiot, McKennie e quella cianfrusaglia lì non erano sicuramente un centrocampo che ci poteva preoccupare. Quindi Benasser 6 più. Kessié 6 più anche a lui. Non esagero col voto, perché comunque ha sbagliato un rigore importantissimo, importantissimo, perché sull'1-0 mi è sbagliato il rigore. I rigori li sbaglia solo chi gli tira, eh. Chiariamo sta roba qua. Su 10 ne ha sbagliati 2. Capita, capita. Io avrei cambiato il modo di tirare. Cioè, secondo me i calciatori devono capire che in alcune partite, soprattutto una partita come questa importante, dove tu hai già tirato 10 rigori e li hai tirati tutti in quella maniera lì, dovresti cambiare il modo di tirarlo. Cioè, io l'avrei tirato senza l'attesa, sai che lui fa sempre i passettini e poi sceglie all'ultimo. Ecco, io l'avrei tirato proprio diretto, diretto, già deciso prima, diretto. Se lo tirava dove l'ha tirato, senza fare i passettini, Szczęsny non ci arriva. Perché non se l'aspetta, perché lui si aspetta, se l'è studiato. Cioè, i portieri se li studiano, no? I rigoristi avversari. E quello fanno di lavoro, fanno i portieri. Quindi in settimana, soprattutto le partite importanti, si studiano l'avversario, no? Sa che sì, lo so pure io come li batte che sì, temporeggia fino all'ultimo. Se il portiere non prende una decisione, la mette alla sinistra del portiere. Se vede che già solo un pelino si muove, lo gira la caviglia e lo tira alto dall'altro lato, così batte che sì. Quindi se tu aspetti fino all'ultimo, poi all'ultimo ti butti di là, come ha fatto Szczęsny, glielo pari. Cioè, uno che ha un minimo di logica, che si studia il giocatore, lo capisce. Quindi bisogna cambiare ogni tanto anche il modo di battere i rigori, però ci sta, uno lo può anche sbagliare uno. L'importante è che non ci siamo disuniti dopo aver sbagliato il rigore. Quello è stato importante. 6 più anche a Kessié. Selemaker, voto 7. Gli voglio dare 7 a Selemaker. Gli voglio dare 7. Scherzo, ovviamente. 6 e mezzo. 6 e mezzo, non esageriamo. 6 e mezzo. 6 e mezzo perché era dappertutto. Li pressava tutti. Ha dato una grossa mano. Ha dato veramente un grande equilibrio. Poi lì davanti lo sappiamo. Non è uno che ti fa la differenza. Non è uno che ti fa il gol. Non è uno che ti fa l'assist. Però a livello di equilibrio, di contenimento, di voglia, di cazzimma, mi è piaciuto ieri Selemaker. Ho visto tante volte raddoppiare su tutti praticamente. C'era sempre il raddoppio di Selemakers. Quindi 6 e mezzo per il buon Alexis. Calhanoglu, ragazzi. Allora, gli metto 6. Io ho visto Fantagazzetta che gli dà 7 più 1. Cioè, ma quelli che fanno i voti tipo del Fantacalcio così, non le guardano le partite, diciamoci la verità, non le guardano le partite. Loro mettono i voti, ha fatto l'assist, ok, 7, ha fatto gol. Cioè, lo stesso giocatore che ha il voto 5, che c'ha 5, dopo un secondo la squadra segna, neanche lui, la squadra segna, il voto diventa 6. Perché un altro compagno ha fatto la giocata che ha segnato, lui da 5 diventa 6. Cioè, per farti capire come mettono i voti, no? Tante volte è successa sta roba qua e chi fa il fantacalcio lo sa meglio di me. In realtà ieri a me non è piaciuto Calhanoglu, ragazzi. Gli do 6 perché abbiamo vinto, perché comunque ha fatto una partita di sacrificio, va bene. Però non ha azzeccato un pallone. Non ha azzeccato un pallone. Ha avuto almeno 4-5 occasioni dove aveva la palla per fare la giocata giusta e non ha mai fatto la giocata giusta. Penso non abbia fatto nemmeno un tiro in porta. Le punizioni, le ha battute a Palombella, tutte, anche sul gol di Diaz, che punizione ha battuto.
cioè invece di metterla tesa lì ha buttata altissima, che poi scese è andato per farfalle e Diaz ha fatto un gran gol, ma anche quella che punizione è alta a caso. Poi sì, ha fatto l'assist per Tomori, va bene, bravo Tomori. Però no, non mi è piaciuto a me ieri, cioè no, ragazzi, ditemi quello che volete, secondo me lì si può andare a migliorare tanto. Quindi il voto è 6 per ieri, abbiamo vinto, tutti belli, tutti alti, tutti biondi, però riflettiamo su questo Çalhanoğlu, soprattutto se chiede 5 milioni, riflettiamo, riflettiamo. A sinistra, che poi non era a sinistra, il nostro Brahim Diaz, il piccolo diavolo, voto 8, 8. 8 per il piccolo diavolo, era ovunque ieri, era ovunque, giocate, ha fatto un gran gol ragazzi, ha fatto un gol stratosferico, poi mi piace perché lui è un altro come Tomori che esulta come un bambino felice, è sempre contento, felice, è la partita della sua vita, lui ci tiene, si diverte, bravo Pioli ad avergli dato fiducia, ma bravo lui ad aver ripagato la fiducia, perché non è che era semplice, è stato presente praticamente in tutte le azioni, era lì che girava come un furetto a destra, a sinistra, e poi ha fatto un gol, ragazzi, spettacolare. La prende, se la mette giù, aspetta, la mette nel 7. Gran gol, gran gol. Ne poteva fare anche altri. Ha procurato anche il rigore, tra l'altro. Il rigore sempre, sempre Diaz che procura il rigore. Parata di mano di Chiellini. E voto 8 per Brahim. Bravo, bravo piccolo diavolo che ha saputo aspettare il suo momento. Tanti ieri mi scrivevano: io lo riscatterei subito. Io so che il Real vuole più di 20 milioni, 24, 25 milioni, eh. Al momento non li spenderei quei soldi, se devo essere sincero. Quindi se ci rinnovano il prestito, tutta la vita molto volentieri Brahim, se ci rinnovano il prestito. Se no con 20-25 milioni io voglio un giocatore già fatto, ragazzi, eh. Cioè, gli voglio bene a Brahim, speriamo di tenerlo, è giovane, può crescere, però 20-25 milioni nel calcio di oggi, nella pandemia di oggi, dove bisognerà tutte le squadre devono tagliare di un 20-30% stipendi e costi, spendere 20 milioni per un ragazzo di 20 anni al momento non li spenderei. Vi dico la verità, però un giovane di prospettiva può diventare fortissimo. In ogni caso io ho sempre detto Real Madrid, City, scuola spagnola, cantera spagnola, a calcio questo sa giocare, poi può piacere, può non piacere, può avere più difficoltà, meno difficoltà, il fisico, questo a calcio sa giocare e questo non ci piove. Bravo Brahim. Ibrahimovic, anche lui non mi è piaciuto, devo essere sincero, gli do 6 più perché comunque si sa mettere proprio a disposizione della squadra, cioè al contrario di quello che ha detto Lukaku, l'altro giorno ha fatto un'intervista dove sembra che Lukaku è ossessionato, ha un complesso di inferiorità su Ibrahimovic. Non lo so, probabilmente la vive proprio male, cioè, ma dai tempi di Manchester, no? Lui ha proprio un complesso di inferiorità che gli fa male, cioè non arriverai mai ai livelli di Ibrahimovic. Quindi è inutile che tu hai questo complesso di inferiorità, lascialo stare, no? Lui non parla mai di te, cioè Ibrahimovic non parla mai di te, proprio non ti calcola proprio. Cioè anche al derby Lukaku non l'ho mai visto così, solo con Ibra diventa così, o avranno litigato con le famiglie, non lo so, per la madre, per boh, non lo so, gli avrà trombato la madre, non lo so che cosa ha fatto Ibrahimovic, però c'ha sto complesso di inferiorità e ogni volta parla di, ma lascialo stare, lascialo stare. Cioè Ibra è uno, a differenza di Ronaldo, che magari che lui ha nominato anche Ronaldo, Ibra è proprio il giocatore che si mette al servizio della squadra, a differenza di quello che ha detto lui ieri anche si è messo lì a servizio della squadra. Adesso vediamo cosa si è fatto, speriamo non sia fatto niente, per noi è fondamentale Ibrahimovic anche in queste ultime 3 partite. Non lo so, dalla sua faccia ero molto preoccupato, sembra una cosa seria. Poi tra l'altro le ultime partite si gioca domenica, mercoledì, domenica, ma perché la terz'ultima giornata si gioca l'infrasettimanale al 10 di maggio? Ma è una follia, una follia. Per me il fatto che si giochi l'infrasettimanale le ultime 2 giornate è da fuori di testa, dove ti giochi tutto, ma per me è una follia. Meglio per noi, anche perché tipo la Juve, l'Atalanta, la Lazio, che sono nostre avversarie, loro giocano, e tanto hanno una partita in più, perché loro giocano sempre ogni 3 giorni, adesso fino alla fine, perché la Lazio deve recuperare la partita col Torino, la Juve c'ha la finale con l'Atalanta, l'Atalanta ovviamente c'ha la finale anche lei, e loro giocano ogni 3 giorni, noi almeno una settimana riposiamo. Per me è una follia, fosse capitato a noi mi sarei arrabbiato tantissimo, quindi una follia. Però questo è,
e questo sarà, e quindi va bene, ce lo teniamo così com'è. Chiudiamo, ci sono ancora le sostituzioni. Io mi sono fermato in sto posteggio piffero, perché mi sono, ma me ne vado subito da qua, quasi quasi me ne vado. Che cazzo sto a fare qua, che un posteggio non si carica mai, non lo so perché mi sono fermato. Me ne vado, basta, ho deciso, me ne vado, scusate, sono qua in largo gusto, ma la mattina alle 9:30 è largo gusto. Se ti va bene che carichi, fai una corsa da 5 euro, perché dove vuoi che vado qua è largo gusto, però vabbè, questo non mi interessa. Comunque, detto questo, che vi stava di i sostituti, allora, chi è entrato? È entrato Lionel Krunic, voto 6. Ha messo ordine, ha messo tranquillità. Io mi sono molto arrabbiato per il cambio di Krunic, perché avrei voluto vedere Leao con la Juve che doveva recuperare, con gli strappi che ti poteva dare Leao. Io avrei messo Leao tutta la vita, senza se, senza ma, senza neanche pensarci un secondo. Io avrei messo proprio subito Leao, però non è stato così. Va bene lo stesso. Abbiamo vinto, abbiamo fatto 2 gol. Evidentemente aveva ragione Pioli. Krunic voto 6. Rebic voto 7. Entra, ti mette la palla nel 7. Buongiorno signora, mi dica. Sono le 9:40. Niente. Ma secondo voi, nella macchina, questa qua c'ha una Golf, Volkswagen Golf, ci sarà un orologio nella sua macchina? O solo nella mia macchina ci sono gli orologi? No, così per sapere. Comunque, chiederò pure l'ora. Va bene, al semaforo tra l'altro. Va bene, la signora dell'orario. Bella tra l'altro, bellissima. Ci avrà 70 anni. Comunque, andiamo avanti. Stavo dicendo, Rebic voto 7, entra, te la mette nel 7. Cosa gli vuoi chiedere? Gran gol, eh? Quello è un gran gol, perché metterla di piatto nel 7 così vuol dire proprio mentale, tranquillità mentale, capacità balistica, cioè tanta roba il gol di Rebic, tanta roba. Poi sono entrati Maite e Dalot, entrambi senza voto, previsto ampiamente che Pioli metteva Dalot al posto di Selemaker. L'avevo preannunciato tipo al 60esimo, 70esimo. Avevo già detto, vedrete che essendo Castiglieco squalificato, dovrebbero allungare la squalifica di Castiglieco, speriamo. Mannaggia Castiglieco. Dovrebbero allungargli la squalifica. Sapevo che avrebbe messo Dalot al posto di Alexis a un certo punto. Infatti, così è stato. Gli ho visto fare un doppio passo a Dalot, bello, e poi cross in mezzo per nessuno, perché poi ha fatto un bel doppio passo. Solo non si è accorto che dentro l'area non c'era nessuno, perché Pioli ha tolto tutte le punte e quindi ha fatto questo doppio passo cross bellissimo. Peccato che non c'era nessuno in area. Bravo, Ciapa sul biscotto. Anche Mete è messo lì a far legna, senza voto entrambi. Pioli voto 8-8-8. È stata la vittoria di Pioli, surclassato nettamente Pirlo. Ha avuto ragione lui, l'ha preparata nel modo giusto. Il Milan ha un'identità di gioco molto chiara, anche con un cambio modulo, perché ieri fondamentalmente abbiamo cambiato modulo, giocavamo con le due punte, con Diaz che spaziava su tutto il fronte d'attacco. Mossa tattica fatta da Pioli, quindi il merito è assolutamente suo. Mossa che si è rivelata vincente, bravissimo Pioli che ha saputo comunque formare un gruppo e tenere tutto il gruppo sempre attivo, perché ricordiamoci che Diaz, ragazzi, ha giocato poco quest'anno. Nonostante questo, nella partita decisiva ti mette in panchina Rebic, ti mette in panchina Leao, sceglie di far giocare Diaz e Diaz ti tira fuori una prestazione di quel tipo, di un ragazzo che ci tiene, di un ragazzo contento, di un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra. E questo è anche merito dell'allenatore, perché si vede che ha fatto un gruppo di ragazzi che ci tengono, che giochi di più, giochi di meno, comunque sono sempre sul pezzo. Bravissimo Stefano Pioli, dato tutte le critiche che qualcuno gli ha fatto. Poi, secondo me fa degli errori anche ieri. Il fatto di mettere Krunic e non Leao per me è un errore che poteva costarci fatale. Fortunatamente abbiamo avuto una Juve che nemmeno se gli mettevi la palla davanti alla porta segnava ieri sera, eh. Quindi per me quello è stato un errore, devo essere sincero, però ha avuto ragione lui, da quando ha messo Krunic abbiamo fatto 2 gol e quindi chapeau, i risultati alla fine ti dicono che ha avuto ragione lui, anche se non sono molto d'accordo.
Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, che tanto è sempre gratis mettere i like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Sì, lo so, sono sempre con la tuta. Che se me ne frega a me, sono in periodo tuta, sono già sposato. Ciao.